Albini di Pietracuta e Padova di Casa ottengono tre punti importantissimi per la lotta a salvezza. Il successo degli uomini di Fregnani permette ai rossoblù di fare un importante sbalzo in avanti in classifica, quint'ultimo posto in graduatoria, scavalcati in un colpo solo Stella e Frata Terme. Sampierana, che invece staziona nelle zone alte di classifica, la squadra di Mandonia pareggia poco, solo 3 se Nix in stagione, vince molto, ben 11 successi, ma pareggia a livello di sconfitti in negativo il dato positivo. Cercasi dunque un equilibrio, ma i 36 punti attuali lasciano la società assolutamente soddisfatta. Pietracuta, che alla vigilia era chiamata a riscattare la sconfitta sul campo del Torconca ricevuta 7 giorni prima. Triazione del match di marca ospite, punizione di Andrea Battistini con pallone sporcato in area di rigore e tocco con il braccio della difesa del Pietracuta. Proteste ospiti, ma Zappini fa segno di proseguire. È la volta di Giovannetti, che mette al centro questo cross raccolto di testa a Battistini, ma Leardini blocca senza affanni. Dall'altra parte, il traversone di Tani viene agganciato in area di rigore da Fratti, che tenta il gol della domenica con la sfera che termina all'atto di un nulla. Da calcio piazzato lo stesso numero 9 prova a sorprendere Zollo, ma la mira è da rivedere. Sempre da calcio piazzato si fa vedere anche la Sampierana, Giovannetti a cercare Canali, che non riesce a coordinarsi nel migliore dei modi. In chiusura di tempo l'ultima azione porta la firma di Fratti. Davide Fabbri di testa appoggia il pallone in direzione del compagno, che chiama l'intervento Zollo. Squadra di riposo, con il confronto tra Zampini di Ravenna e Fratti, che si lamentava per qualche calcione di troppo che gli è valso nell'arco del primo tempo anche un cartellino giallo per proteste. Ripresa che tarda di qualche secondo per ripristinare un problema alla rete di recinzione, ma il Pietracuta il problema lo reca alla rete di porta, quando al 54esimo, dopo una mischia in area di rigore, Fabbri viene calciato da dietro da Giovannetti. Per Zampini di Ravenna, ben appostato, trattasi di penalty. Dagli 11 metri si presenta Fratti, che reca qualche patema ai propri supporters. Zollo respinge rigore, ma purtroppo per lui nuovamente sui piedi del numero 9, che segue il tappin vincente 1-0 e via l'abbraccio meritato dei propri compagni. La Sampierana non rimane a guardare, Collini spaventa così la porta di Leardini con il tiro che termina fuori. L'attaccante andrebbe anche in gol qualche minuto dopo su punizione battuta da Giovannetti, ma viene colto in posizione di offside. La replica del Pietracuta affidata a Tani, che di forza ruba palla e spara verso la porta. Zollo risponde presente, ma è la giornata di Fratti, il secondo gol vale il prezzo del biglietto. Lancio a cercare il bomber rossoblù, che si incune in area di rigore portando a spasso difensore e pallone, trovando una traiettoria velenosa che sorprende sul proprio palo anche Zollo. 2-0 e applauso a scena aperta per lui. La reazione della Sampierana viene affidata a Simoncini, che vince un contrasto, si incune in area avversa ma spara sull'esterno della rete, mentre Giovannetti raccoglie il pallone con la sfera che si alza sopra la porta difesa dal portiere Leardini. Su finire lo stesso Giovannetti chiama la presa a terra Leardini. Termina qui la gara con il Pietracuta che torna a sorridere, con la sua piccola fans che alza quella bandiera sperando che la classifica si possa sempre di più dipingere d'ora in avanti di rosso e di blu.